Pronti con una nuova puntata di Doppio Binario. Di cosa parleremo oggi, Gabriele? Parliamo di diritto del lavoro, della normativa emergenziale e delle prossime sfide che attendono le imprese con i nostri ospiti. Bene, allora a tra poco. A tra poco. Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. In questa puntata parleremo delle ultime novità legislative in materia giuslavoristica. Cercheremo di capire quale direzione sta prendendo il governo e quali sarebbero gli interventi necessari per le imprese per poter affrontare le prossime sfide. Ne parliamo con i nostri ospiti in collegamento, che saluto partendo dal professor avvocato Francesco Amendolito, founder dello studio legale Amendolito e Associati. Ben arrivato. Buonasera a voi, grazie. Grazie, grazie anche a lei. E saluto anche il dottor Luca Brusamolino, CEO di WorkItact. Ben arrivato. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Bene, io inizierei proprio con l'avvocato, con Francesco Amendolito. Parliamo delle ultime novità di legislativa in materia giuslavoristica. Quale direzione sta prendendo il governo? Sì, diciamo che la direzione è sempre la stessa, cioè è giustificata da questo momento di grave crisi sanitaria che il nostro paese sta attraversando, ma non soltanto il nostro paese, e quindi diciamo quello a cui abbiamo assistito in quest'ultimo anno è una normativa emergenziale che chiaramente cerca di dare supporto a quelle che sono le necessità aziendali legate appunto alla chiusura parziale o totale in determinati periodi di determinate aziende rientranti in determinati settori ateco. Ovviamente nel fare questo ho avuto anche modo più volte di ribadirlo in alcune mie interviste anche presso questa emittente, diciamo lo ha fatto in maniera anche farraginosa, anche in maniera contraddittoria. Si pensi alla cassa integrazione guadagni ordinaria e in deroga appunto la cosiddetta cassa Covid, che oggi a seguito del decreto ristori non dà supporto a tutte le aziende e addirittura il governo dovrà correre ai ripari perché chiaramente ci si è accorti che il 99% delle aziende a fine dicembre avranno esaurito completamente l'utilizzo dell'integrazione salariale. Tant'è che si dice che nella legge di bilancio stanno apportando delle modifiche proprio per far sì che ci possano essere ulteriori 4 settimane di cassa. Quindi diciamo che dire, in che direzione sta prendendo il governo? Ma questo indipendentemente dalla normativa pandemica, negli ultimi 3 anni abbiamo assistito comunque a interventi più di stampo assistenziale, tra virgolette, che interventi diciamo, che possono diciamo, creare sviluppo economico nel nostro paese, soprattutto dare supporto alle imprese rispetto a quelle che sono le esigenze reali delle imprese stesse. La ringrazio, dopo tornerò ancora da lei. Adesso vorrei fare una domanda invece al dottor Brusamolino. Voi fornite assistenza, consulenza in materia di smart working alle imprese. Cosa è emerso in questi mesi di pandemia? Sì, diciamo che se posso aggiungere qualcosa, come dire, noi oggi siamo in deroga alla legge 81-2017 sullo smart working fino al 31-12, se tutto andrà in porto in Parlamento, fino alla fine del periodo d'emergenza, perché c'è appunto la proroga della deroga è in corso in Parlamento. Cos'è successo in questo periodo? È successo che si è aperto un po' il vaso di Pandora dello smart working, tutti ne hanno parlato, alcune aziende erano già pronte, soprattutto dal punto di vista tecnologico, altre aziende non lo erano. Dal punto di vista tecnologico hanno corso ai ripari in fretta, dal punto di vista formale no, nel senso che, come dire, in questo momento non serve fare accordi individuali con i dipendenti, cosa che invece dice la normativa. Quindi fino al 31-12, dal punto di vista formale, gli adempimenti erano prossimi allo zero. Quello
Quello che è successo che c'è stato un cambio di paradigma, uno stress culturale che ha velocizzato un processo che probabilmente sarebbe durato anni. Quindi aziende che mai avrebbero pensato di poter lavorare anche da casa si sono trovate costrette, quindi hanno visto i pro e i contro del fatto di non avere tutti sotto lo stesso tetto, sotto lo stesso ufficio. I pro sono tantissimi, nel senso che dal punto di vista delle persone c'è la possibilità di ottimizzare il tempo e di ottimizzare la propria flessibilità, ma anche dal punto di vista aziendale ci sono tante, c'è tanta opportunità di poter come dire, vedere una produttività che non è legata semplicemente al controllo, ma che è legata alla responsabilizzazione dei dipendenti. Ora la sfida è quella di trovare il giusto mix, la giusta combinazione tra un lavoro fuori dalla sede aziendale e un lavoro invece all'interno della sede aziendale. La ringrazio, poi ritornerò ancora una volta da lei. Vorrei chiedere a questo punto all'avvocato Amendolito quali tipi di interventi avrebbero bisogno le imprese per poter affrontare le prossime sfide. Io l'ho sempre ribadita quello che sto per dire, quindi non vorrei essere ripetitivo, però insomma serve anche che noi operatori diciamo insistiamo su questo, e la parola d'ordine per me è flessibilità, maggiore flessibilità. Si pensi a tutti gli attori del mercato, cioè, quindi io per esempio penso ai sindacati. Il dottor Busamorino parlava appunto dello smart working, che ci è piovuto nonostante la legge del 2017 dal, no, così, cioè a cascata, perché chiaramente la situazione pandemica ci ha obbligato anche ad utilizzare questo istituto. Il problema è che questa deregulation ha fatto sì che ha manifestato tutte le problematiche, per esempio, della cultura proprio del lavoro nell'ambito delle aziende, perché qui invece al contrario, secondo me, è necessario una vera e propria regolamentazione tra le parti, una regolamentazione tra datori e lavoratori, ma anche un intervento importante del sindacato. E questo vale per tutto il resto, cioè quello che almeno io sono molto critico, ma non perché non ho mai fatto un discorso politico quando analizzo il diritto del lavoro, ma è un problema proprio, cioè con questo governo abbiamo assistito a normative molto assistenziali, poco votate ad una programmazione, portate ad una programmazione vera di quelle che sono le organizzazioni aziendali. Per far questo, per poter affrontare il futuro, il cambiamento che al di là della pandemia noi comunque dobbiamo portare avanti, abbiamo bisogno di norme maggiormente flessibili, e penso all'orario di lavoro, e penso ai contratti collettivi di prossimità, quindi chiaramente contratti che vanno a adeguare la norma e l'applicazione della norma rispetto a quelle che sono le esigenze dei territori, e soprattutto anche, diciamo, una tipizzazione di quelle che sono una istituzionalizzazione, una disciplina maggiore, una regolamentazione maggiore di quelle che sono le tipizzazioni del lavoro che stanno cambiando. Concludo immediatamente con questo collegamento, cioè di recente abbiamo saputo che il Tribunale di Palermo ha pubblicato una sentenza molto particolare in materia di riders, no? Mi pare che era Fudigno, se non vado errato, il datore di lavoro, cioè riconoscendo il lavoro subordinato per un lavoratore, diciamo, per un fattorino. I titoli che sono poi usciti il giorno dopo sui vari giornali, un titolo mi ha fatto molto pensare, cioè allora per i riders non si applica la normativa dei riders, cioè nonostante di recente sia intervenuta una normativa in materia di gig economy di riders, il magistrato, la magistratura, in quel caso del Tribunale di Palermo, ha completamente disatteso quella che era la legge. Non è questa la sede per discutere sulla bontà o meno della sentenza stessa, però rimane il fatto che è tutta la mentalità, quindi cominciando dal legislatore, ma finire anche a chi deve applicare quella normativa, quindi penso alla magistratura, questa mentalità che va modificata e cambiata, altrimenti noi non saremo mai pronti ad affrontare questo cambiamento e questa riorganizzazione che, volente o nolente, è necessaria, a mio modo di vedere, per proiettare le aziende al futuro.
La ringrazio, molto interessante, ecco, queste importanti riflessioni. Io voglio chiudere questa prima parte di doppio binario, visto che i minuti a disposizione sono veramente esigui, facendo un'ultima domanda al dottor Brusamolino. Ecco, velocemente, quali sono gli strumenti a disposizione a questo punto o che dovrebbero essere messi a disposizione delle imprese per poter fare un piano di smart working strutturato? Sì, diciamo sono d'accordo, prima mi allaccio a quello che ha detto l'avvocato perché sono assolutamente d'accordo, nel senso che comunque il tema è la flessibilità e il tema è anche la decentralizzazione comunque della contrattazione. Questo però è un tema mega e lo smart working sicuramente è all'interno di questo macro tema. Sul discorso del piano di smart working, prima di tutto devono fare un'analisi organizzativa per capire effettivamente quali sono le attività e le persone che possono compiere dell'attività remotizzabile. Nel momento in cui fanno un'analisi organizzativa, e noi li aiutiamo, diciamo, a fare questo tipo di analisi, bisogna capire se poi gli ostacoli a non poter effettuare il lavoro da remoto sono di tipo i processi, ad esempio di digitalizzazione dei processi e quindi tecnologici, oppure sono culturali. A quel punto, come dire, il consiglio è quello di fare un percorso di accompagnamento, di change management, coinvolgendo le persone per arrivare a uno smart working che non sia calato dall'alto e limitato semplicemente al numero di giorni che si può lavorare da casa o comunque fuori dall'ufficio, ma che arrivi poi a un regolamento che sia effettivamente condiviso tra le parti, sindacato o non sindacato, comunque tra la parte datoriale e la parte dei dipendenti. Quindi penso che l'analisi, la formazione e il coinvolgimento sono gli step necessari per poi arrivare a sancire poi quello che richiede la legge, che poi è il regolamento e l'accordo individuale, quindi la parte formale. Ringrazio il dottor Brusamolino, ringrazio per il suo intervento e ringrazio ovviamente anche all'avvocato, il professor avvocato Francesco Mendolito per il collegamento e per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi e buonasera. Grazie, io vi saluto e ovviamente restate qui con noi perché ci sono pochi minuti di pubblicità e poi rientreremo in studio con la seconda parte di Doppio Binario. A tra poco. Ben ritrovati in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare di lavoro e degli effetti della normativa emergenziale, concentrandoci però adesso su come sta effettivamente cambiando il mondo del lavoro. L'abbiamo già accennato nella prima parte, vedremo anche quello che potrebbe succedere dal punto di vista occupazionale nei prossimi mesi e quali strumenti hanno a disposizione le imprese per resistere alla crisi. Lo facciamo con i nostri ospiti, che saluto, l'avvocato Francesco Amendolito, fondatore dello studio legale Amendolito e Associati, ancora con noi, benvenuto anche da parte mia. Buonasera, 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 bentrovati. avvocato. E il dottor Giovanni Airoldi, responsabile unità relazioni industriali, normativa del lavoro e welfare del gruppo Acea. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Ecco, avvocato, io parto da lei, mi ricollego con quanto ha espresso anche nel corso della prima parte. Insomma, la parola d'ordine, la parola chiave per i prossimi mesi è flessibilità, giusto? Sì, diciamo, abbiamo più volte ribadito come il mercato del lavoro, il mondo del lavoro sta cambiando. L'attuale pandemia ha semplicemente accelerato il cambiamento delle organizzazioni aziendali. Quello che però va ribadito, perché altrimenti poi sarà troppo tardi, è che le aziende di tutte le organizzazioni del lavoro necessitano di maggiore normativa in un'ottica di flessibilità, quindi una normativa che va a dare ulteriori mezzi e strumenti alle aziende e agli uffici HR in ottica di flessibilità, ma oltre alla normativa deve cambiare la mentalità. Quindi io ribadisco anche l'importanza della contrattazione collettiva territoriale di secondo livello, quindi anche dei contratti di prossimità che possono adeguare
l'applicazione della norma anche rispetto a quello che è il vestito aziendale, quello che è la necessità e l'esigenza aziendale in un determinato momento. Il problema è che, così come il mondo del lavoro sta cambiando, le organizzazioni aziendali stanno in una fase di mutamento totale, quasi come una sorta di ulteriore rivoluzione industriale, così non fa e non si adegua il legislatore, ma non parlo soltanto di questo periodo, parlo degli ultimi periodi, cioè il legislatore sta facendo passi indietro. Pensiamo no, alla norma più importante che l'attuale governo ha emanato, cioè il decreto dignità, cioè ha creato una rigidità nell'utilizzo dei contratti a tempo determinato, ma gli esempi potrebbero essere tantissimi. Lo stesso governo, paradossalmente, oggi con la normativa emergenziale in sede di stesura dei DPCM e dei vari decreti, che cosa ha fatto? Ha tolto la causalità in materia di contratto a tempo determinato, no? Dando la possibilità, no, di utilizzare i contratti a tempo determinato. Quindi voglio dire, cioè, significa che evidentemente se lo stesso decreto in un'ottica di emergenza va a eliminare una norma o a derogare una norma che lui stesso ha pubblicato, evidentemente si accorge come quella norma non dava delle potenzialità o delle garanzie di maggiore utilizzo in una fase di crisi come questa. Ma l'esempio potrebbe anche essere esteso a questa frettolosa esigenza di normare la cassa in deroga di fronte ad una norma un po' strana, cioè quella dello stop ai licenziamenti. Pensate che è stimato che quando a un certo punto, perché prima o poi lo stop ai licenziamenti legato alla normativa pandemica, prima o poi dovrà finire e Certo. avremo un effetto di disoccupazione quasi con gli stessi numeri dei malati che ha fatto il Covid-19. Quindi io credo che rispetto a questa esigenza di cambiamento che le aziende hanno, ma non lo dicono le aziende, lo dice l'intero mercato, lo dice l'economia, il governo attuale non si sta adeguando e con un grosso rischio a mio modo di vedere. Eh sì, assolutamente. Ecco, dottore Iroldi, io con lei volevo fare anche un passo indietro e le chiedo come vi siete organizzati come gruppo nella fase emergenziale, se ci può parlare anche di come sono cambiati anche i rapporti con i sindacati, se veramente stiamo andando incontro a una nuova stagione per quanto riguarda le relazioni industriali, prego. Sì, assolutamente. Come ci siamo attrezzati? Innanzitutto abbiamo fatto dei protocolli di relazioni industriali, come quasi tutti i gruppi industriali ci siamo adeguati in questo modo, costituendo un comitato bilaterale che ha avuto il compito di analizzare le misure più efficaci per gestire la fase emergenziale. Uno dei temi che abbiamo affrontato, va bene, è stato quello di mappare tutte le attività che potevano essere gestite da remoto. Quindi in 2 o 3 giorni abbiamo superato dei tabù anche organizzativi e gestionali, per esempio portando tutto il call center in smart working, cosa che fino a 2 giorni prima sembrava impossibile fare, e ampliando tutte quelle attività che già nella fase ante-Covid venivano svolte in smart working, perché premetto nel gruppo Acea, lo smart working già era una modalità in atto ogni giorno, a settimana, per tutta una serie di attività. Questa è la prima cosa. Il comitato, tra parentesi, ha funzionato molto bene. Noi l'abbiamo costruito prima che intervenisse il primo protocollo governativo che ne prevedeva obbligatoriamente la Costituzione. E questo ci ha abilitato anche a prevedere ulteriori misure che vanno nell'ordine di quello che diceva prima l'avvocato Amendolito, cioè anche di prevedere una flessibilità un po' particolare, cioè per la quale tu potevi venire a lavorare anche 2 o 3 ore in sede e completare la tua giornata da casa. Perché questo? Perché alcune specifiche lavorazioni necessitano di apparecchiature hardware e software che non sono disponibili da casa. Pensiamo tutta alla progettazione, al CAD, a chi utilizza dei software particolari o a quelli che fanno trading sulla borsa elettrica, è necessario di avere più portatili. Lì abbiamo creato un sistema in cui tu potevi svolgere la tua attività a prestazione lavorativa quotidiana, in parte a casa e in parte invece in sede.
utilizzando il codice smart working. Questo della flessibilità è un tema che deve permeare la cultura organizzativa, tanto è vero che provo a vedere il bicchiere mezzo pieno nelle varie misure da ultimo emanate dal governo, al di là che condivido che sulla fase emergenziale si poteva fare qualche cosa di più anche sul tema dei contratti a tempo determinato e sui licenziamenti, però Sì. quello che vedo invece positivamente è tutto quello che è legato all'affondo nuove competenze. E che serve a finanziare proprio quei progetti di formazione che in qualche modo abilitano le persone a acquisire delle competenze digitali. Questo, diciamo, è stato un pochino la difficoltà iniziale, cioè portare tutte le nostre persone sulla piattaforma digitale, lavorare con il digitale non è sempre stato così automatico. Quindi io penso che il tema dell'approccio culturale suggeriva anche l'avvocato in termini di formazione sia importantissimo per la riuscita di un cambiamento organizzativo a livello aziendale. Ecco, avvocato, infatti, torno da lei, ricollegandomi appunto a quello che diceva il dottore Airoldi e quello che diceva anche lei in precedenza. Si concluderà appunto il blocco dei licenziamenti, cosa succederà? Sì, premesso che diciamo, chiudendo un attimo l'intervento del collega, diciamo, la mentalità deve cambiare anche, per esempio, per quanto riguarda l'intervento della magistratura. Io ho accennato prima, nella prima parte, proprio all'intervento del giudice di Palermo in materia di riders. Il titolo di alcuni commentatori era, dice, quindi ai riders non si applica la normativa dei riders che era stata. Diciamo che è stata di recente pubblicata proprio dall'attuale governo. Quindi voglio dire, questo a dimostrazione che deve cambiare la mentalità, cioè anche la mentalità di chi deve applicare la legge, per carità, con tutte le garanzie, anche costituzionali, però deve essere sempre legata a quello che è un fare impresa, una cultura di impresa che molto spesso in alcuni interlocutori io vedo mancare. Per quanto riguarda la domanda, arrivo subito al sodo, cioè quindi il problema dell'impatto occupazionale che ci sarà dopo gli effetti della pandemia. Sotto questo punto di vista il governo, ma voglio dire, in ottica assistenziale, il governo diciamo, ha fatto vedere diciamo, che è sempre pronto, no? E quindi è una battuta, però chiaramente che un po' polemica la mia, ma perché, ripeto, agli interventi assistenziali non possono non essere previsti anche degli interventi, diciamo, di disciplina, di istituti, di regolamentazione seria, importante, come ho detto prima, anche in un'ottica, di prospettiva futura. Sotto il profilo invece diciamo, come strumenti, diciamo, per garantire, per tutelare questo impatto dell'estrema disoccupazione che ci sarà, nella legge di bilancio 2021, che è composta da 229 articoli circa, se non vado errato, il cui iter parlamentare è stato già avviato, il legislatore sta prevedendo appunto una serie di interventi contributivi, il bonus decontribuzione sud che viene prorogato fino al 31 dicembre del 2029, Sì. dico bene, 2029, con degli sgravi soprattutto per le aziende, per le assunzioni al sud che andranno via via, diciamo, diminuendo sino al 2029. Molto importante il bonus per assumere le donne, quindi che prevede sgravi al 100%, le lavoratrici donne, appunto, sgravi al 100% di contributi dovuti dal datore di lavoro fino a tutto il 2022. L'aumento, diciamo, l'estensione a tutto il territorio nazionale del bonus occupazione giovani under 35, quindi con una decontribuzione pari al 100% per 3 anni. Ripeto, per tutte le aziende diciamo, del territorio nazionale, esteso a 48 per aziende del meridione. Però ripeto, questo tipo di approccio è importantissimo perché chiaramente anche il costo del lavoro in un'ottica di favorire l'occupazione va comunque calmierato e quindi questi interventi, a mio modo di vedere, sono importanti e sono necessari. Però ripeto, a me dispiace che molto spesso posso essere ridondante su questa parola, eccetera. Ripeto, però, secondo me, così come è stato anche detto da coloro che mi hanno preceduto,
l'introduzione di norme più flessibili che diano respiro alle aziende, che diano più che respiro la possibilità di organizzare l'azienda rispetto a quelle che sono le esigenze del momento, le esigenze territoriali e le esigenze anche di produzione. Se questo non viene fatto, e quindi si agisce così come si è fatto con il decreto dignità, io dico sempre la normativa giuslavoristica e sindacale rimane neandertaliana mentre il mondo va avanti e quindi chiaramente si crea questa dicotomia, distonia Certo, tra loro. infatti appunto il mondo imprenditoriale sta già tracciando la strada da tempo. Infatti, dottor Airoldi, io torno da lei per chiederle appunto sia appunto come sarà il lavoro del futuro, sia come vi state organizzando anche voi da questo punto di vista e anche se può fare un riferimento anche alla questione delle relazioni industriali a cui accennavo prima, prego. Sì, grazie. Devo dire che questa pandemia, come ha detto il collega, è stato un acceleratore del cambiamento, quindi ci ha imposto di ripensare il nostro modo di lavorare. Io, per esempio, sto lavorando da casa con ovviamente alcune facilitazioni, ma anche alcune limitazioni dovute a lavorare da casa. Quali sono gli aspetti che vanno messi al centro del nuovo lavoro, della nuova organizzazione? Sicuramente maggiore flessibilità, questo l'abbiamo detto in tutte le Sì. salse, quindi flessibilità in termini di orario di lavoro, ma anche in termini proprio di pensare come gestire il lavoro subordinato più per obiettivi. Oggi viene misurato in base al tempo messo a disposizione, ma se io lavoro da casa e non ho un badge, la rilevazione della timbratura, come la faccio? Cioè ripensare anche le modalità di dell'essenza della sostanza del lavoro subordinato che si deve trasformare sempre di più, io lo dico in azienda, in un lavoro più da imprenditore, da lavoratore autonomo, cioè proiettare l'organizzazione sempre più per obiettivi più che per quantità del lavoro, delle ore messe a disposizione del datore di lavoro. Come si fa? Si fa attraverso degli accordi di prossimità innovativi. Questa parola è stata già utilizzata dall'avvocato Amendolito. Io ho fatto diversi accordi di prossimità importanti. Sì. Le relazioni sindacali del gruppo ACEA sono relazioni di alto profilo, perché abbiamo sempre cercato di trovare insieme quella che era la soluzione migliore rispetto all'organizzazione aziendale. Noi abbiamo bisogno di avere una multiperiodalità, per esempio, del lavoro, perché abbiamo dei picchi stagionali di alcune lavorazioni d'estate ed altre durante l'inverno, invece magari verso la primavera c'è un calo della produzione o degli interventi sulla rete, perché anche la gestione della rete elettrica e idrica hanno delle periodicità, è sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo in questi giorni, no? La rete idrica è messa fortemente in crisi, avere più risorse in questo periodo in campo operative sicuramente utile, e questo si fa attraverso accordi di prossimità intelligenti che abilitano l'azienda ad avere più risorse in campo quando serve. Devo dire che il clima delle relazioni sindacali, almeno l'esperienza mia dal mio punto di vista, è stato sicuramente un clima positivo, di forte responsabilità. Spero che questo clima positivo e attitudine a trovare le soluzioni comuni permanga anche nella fase post-Covid, perché questo è un paese in cui storicamente siamo sempre molto bravi durante le emergenze e poi ci rilassiamo un po' dopo che è passata l'emergenza. Invece questa capacità di trovare soluzioni deve permeare anche la fase post-Covid e mantenere quindi il focus sul lavoro, sulla capacità di generare livelli occupazionali. Ben vengono le misure che ha citato l'avvocato previste nella legge di bilancio 2021, se vengono confermate tutti gli sgravi contributivi per le assunzioni, sicuramente agevoleranno, ma io voglio anche dire quante saranno le aziende che assumono nel 2021. Probabilmente sarà più che altro trasformazione dei rapporti di lavoro da somministrazione a tempo indeterminato o da tempo determinato a tempo indeterminato. Prevedere una crescita organica netta di nuove assunzioni sicuramente
sarà sfidante nel 2021 perché il contesto Certo. congiunturale economico non è incoraggiante, quindi un imprenditore prima di assumere si dovrà fare bene i conti anche di quelli che già ha in casa, se poterli stabilizzare o meno. Comunque, sicuramente anche misure di sgravi contributivi che abilitano le aziende a fare nuovi ingressi sono ben viste. I contratti di prossimità sono lo strumento principe per chi fa il mio mestiere per trovare delle soluzioni più vicine alla propria organizzazione aziendale. Bene, io vi ringrazio per l'interessante dibattito a cui avete dato vita. Effettivamente i prossimi mesi saranno veramente sfidanti, diciamo, e confidiamo nel fatto che il governo riesca a mettere giù anche una riforma strutturale del mondo del lavoro che venga appunto aggiornato. Rispetto a quanto è emerso in questi mesi di emergenza sanitaria. Io ringrazio nuovamente l'avvocato Francesco Amendolito, fondatore di Amendolito Associati, grazie per essere stato con noi, e Grazie a voi, grazie a voi. il dottor Giovanni Airoldi, responsabile unità relazioni industriali del gruppo Acea. Grazie anche Grazie e buonasera. a lei. Grazie anche ai nostri telespettatori. Appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario. Thank you.